Da questo video c'è qualcosa di nuovo. Salve a tutti e benvenuti a questo primo vlog del mio canale. Alla fine ho ceduto anche io alla tentazione di avere una piccola sigla prima del video. E chi l'ha fatta? Beh, di certo non io, visto che le mie capacità col computer non superano il montare video e aprire Paint. Questa intro infatti mi è stata fatta da Aridaki, una youtuber che sul suo canale tratta di manga, anime, graphic novel e videogiochi. Quindi io la ringrazio tantissimo, ve la consiglio e vi lascio il link del suo canale nella descrizione. Tra l'altro è stata gentilissima e ha avuto una disponibilità assurda, perché io le ho scritto una sera se voleva farmi una intro e lei mi ha risposto la sera stessa, e la sera stessa ha cominciato a lavorarci. Quindi che posso dire? Grazie mille Ari. È mattina, mi sono svegliato da poco, fa un caldo boia e adesso cominciamo con il vlog senza indugiare oltre. Vi avevo chiesto nei video precedenti di scrivermi delle domande nei commenti con l'hashtag vaffanculo e me ne sono arrivate molte. Adesso andremo a rispondere. Mr. Evil Vincent mi chiede: ciao Kuro, volevo chiederti, hai mai visto l'anime Serial Experiments Lane? E se sì, cosa ne pensi? Partiamo bene. Io non ho mai visto quell'anime e non ti posso rispondere. Messer Morfeo mi chiede: opinioni sul colpo di scena in casa Marvel con il vecchio Capitan America? E ci tiene a farmi sapere che preferisce la mortadella al salame. Dunque, la Casa delle Idee è da sempre stata la portabandiera del motto cambiare tutto perché nulla cambi. Infatti, per quante cose succedessero nei fumetti, magari gente che muore, gente che viene rimpicciolita, gente che viene mandata in una dimensione parallela, tu eri sicuro che prima o poi avresti riavuto i tuoi personaggi preferiti. La Marvel, dopo tutto, è un ciclo completo di morti, resurrezioni, cambio di costume, cambio di identità e poi si ritorna sempre però all'originale. Penso che questa cosa di far invecchiare Steve Rogers l'abbiano fatta per mettere bene in chiaro che da ora in poi il Capitan America sarà Sam Wilson e nessun altro. Da quel punto di vista è una bella idea. Il problema viene quando tu mi metti Steve Rogers, ormai settantenne, ottantenne, non so cosa, anche perché l'età è sbagliata, ma non sto qui a spiegarvi perché nel video, nella squadra degli incredibili Avengers. Cioè, troppo vecchio per fare Capitan America? Però può andare a picchiare la gente in un'altra squadra di Avengers, essendo semplicemente Steve Rogers. No, ok. Ci sta. No, non è vero. RoxyFF7 mi chiede: hai una pagina Facebook del canale? Cosa ti ha spinto ad aprire un canale su YouTube sui fumetti? Dunque, io non ho ancora aperto una pagina Facebook del canale, a breve probabilmente lo farò. Per quanto riguarda la seconda domanda, diciamo che ciò che mi ha spinto ad aprire un canale YouTube sui fumetti è stata la voglia di condividere una passione. In realtà aprire un canale di YouTube per parlare di fumetti era un'idea che mi frullava in testa già dal primo anno di liceo, solo che non avevo mai avuto il coraggio di realizzarla questa mia idea. A 14 anni avevo fatto anche un po' di video di prova abbastanza imbarazzanti, che però non penso che vi farò mai vedere. Comunque sì, alla fine il canale l'ho aperto perché mi piace parlare delle mie passioni con persone che le condividono, con cui avere un dialogo costruttivo, che mi possano consigliare serie e a cui io possa consigliarne. Tutto qui. MiuN mi chiede: quando e perché, se c'è ovviamente un perché, è iniziata questa tua passione per gli anime e manga? Questa è una storia un po' imbarazzante. Beh, dovete sapere che all'inizio del liceo mi presi una cotta colossale per una ragazza a cui piacevano un sacco gli anime e i manga nella mia scuola. E per avvicinarmi un po' ai suoi gusti, capire un po' come la pensava, eccetera, ho deciso di provare a leggere un manga, già che in partenza mi piacevano i fumetti. E dato che in quel periodo davano su Italia 2 le repliche di Detective Conan e mi divertivo la sera a guardarle, ho iniziato proprio da Detective Conan. La cotta per quella ragazza è sparita praticamente subito, ma Conan mi aveva preso così tanto che mi ha poi dato lo spunto per cominciare a leggere tutte le altre serie che adesso abbondano nella mia camera. Sì, proprio un modo stupido per cominciare a leggere manga, eh? Nerd Channel TV mi chiede: preferisci la DC o la Marvel? Dunque, ho la camera piena di Marvel, faccio video solo sulla Marvel, penso che mi piaccia di più la Marvel. Per due semplici ragioni. È vero che bisogna dare credito alla DC per essere stata, diciamo, l'ideatrice dei supereroi. La Marvel è riuscita ad affiancare i drammi della gente comune ai supereroi già inventati dalla DC che stavano spopolando. Vuol dire che sotto quella maschera non c'è un uomo indistruttibile. C'è una persona comune che ha problemi comuni
anzi, visto che è un supereroe, ha super problemi. Inoltre, come ho già detto in un paio di video, al contrario della DC, la Marvel non ha mai riscritto completamente le origini dei propri supereroi. E questa idea di continuità senza mai un vero e proprio punto di partenza ideale mi piace un sacco. Matterix Italia mi chiede: cosa ne pensi di The Seven Deadly Sins? E poi non ha capito trimestrale. Quest'ultima parte non l'ho capita, quindi facciamo che rispondo solo alla prima. Seven Deadly Sins. Io personalmente non l'ho mai letto. Ho sentito dire in giro che è un ottimo shonen, prima o poi lo recupererò sicuramente, ma per il momento non ti posso rispondere. Mi dispiace. Aridaki chiede: quando farai l'aggiornamento della collezione, magari includendo i giochi sulla scrivania? Allora Ari, ti dirò che io ho paura a fare l'aggiornamento della collezione, perché è arrivata un sacco di roba, c'è un sacco di roba in più rispetto al primissimo video, e per girare tutto mi ci vorrà un pomeriggio intero. Dovrò trovare un giorno in cui il cameraman sia disponibile, perché è difficile fare tutto con una mano sola e l'altra che tiene la videocamera. Comunque, indicativamente ti posso dire che il prossimo video sarà un video acquisti e il video successivo sarà con molta probabilità l'aggiornamento della collezione. The Pinusher mi chiede: ti sei mai approcciato al fumetto britannico? E quale opere vorresti leggere o hai letto? Se parliamo di fumetto britannico, non posso non dirti, caro Pinusher, che ho letto Watchmen e V per Vendetta di Alan Moore. Cosa mi piacerebbe leggere? Mi piacerebbe leggere From Hell. Non ne ho ancora avuto occasione e lo so che è una grave mancanza per un lettore di fumetti, ma abbiate pietà. Hobbit di biblioteca mi chiede: hai mai letto Helsing? Cosa ne pensi? No, non ho mai letto Helsing, però ho visto tutto l'anime e mi fa impazzire, soprattutto il personaggio di Alucard, che è figo. Cioè, c'è poco da dire, è figo. Basta. Slowkeep91rec mi chiede una cosa che non ho capito molto bene, perché prima lui scrive una cosa che non credo che sia una domanda, e sotto scrive senza domanda hashtag vaffanculo, scritto con la C. Quindi cercherò di rispondere alla domanda che mi hai fatto sopra, e mi chiede se ho sentito parlare dello Shonen Jump italiano di cui ha parlato il buon Mangaka96, solo autori italiani. Sì, ho visto quel video di Mangaka96 in cui spiega lo Shonen Jump italiano, non mi dilungo però a parlarne, se volete saperne di più vi lascio il link del video di Mangaka96 qui sotto. E per finire The Gamer Kyoshi mi chiede: qual è il tuo manga anime preferito? Beh, credo che molti di quelli che guardano questo video sappiano già la risposta. Il mio manga preferito è Gintama di Hideaki Sorachi. È un manga ironico, parodico sul genere shonen, veramente divertente e spensierato, vi fa fare delle grasse risate. Tra l'altro la Star Comics lo sta ristampando, io infatti ce l'ho nell'edizione quella della Planeta di Agostini, che poi è fallita smollazzandolo al 18, però proprio visto che la Star sta facendo questa cosa bellissima di ristampare quello che secondo me è un piccolo capolavoro, ve lo consiglio, proprio perché a questo manga sono particolarmente affezionato. Bene, il video finisce qui, scusate se non ho risposto a proprio tutte le domande, ma mi avete ricoperto e io non posso stare qui troppo tempo perché, come vi ho detto, sono sotto esami, devo darci dentro almeno fino al 2 luglio. Se questo primo vlog vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti, che magari ne farò altri. Ricordatevi che per farmi domande potete scrivere l'hashtag vaffanculo nei commenti e dopo scrivete la domanda. Non fate come Slowkeep91rec. Detto questo, me ne torno a studiare. Ringrazio ancora Aridaki per la bellissima intro. Lasciate un bel like per sostenermi. Commentate e iscrivetevi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Quindi ho preso contro all'omino.